CGIL Susanna Camusso ha inaugurato a Bari la fondazione intitolata a Rita Maglierotti, Centro Studi e Archivio Storico, nel nome di una donna che ha combattuto per i diritti delle lavoratrici e sempre leader della CGIL, ha tenuto a battesimo alla Camera di Commercio più Bari più Smart, la piattaforma ideata dalla Camera del Lavoro per lo sviluppo dell'area metropolitana. È iniziato premio maggio il concorso musicale rivolto alle giovani band. Il vincitore si esibirà il 30 aprile durante il concertone sul palco dell'Arena della Pace al quartiere Iapigia di Bari. Ben ritrovati su CGIL Bari TV. Il 15 febbraio è stata una giornata molto importante per la CGIL di Bari. Il segretario generale Susanna Camusso ha inaugurato la sede della fondazione intitolata a Rita Maglierotti, al quartiere Madonnella di Bari. Taglio del nastro della neonata fondazione, anche archivio storico e centro studi dedicata alla maestra che ha combattuto per l'emancipazione femminile e ha difeso i diritti delle lavoratrici. Vediamo. Quando penso alle grandi ingiustizie ed iniquità del regime attuale verso la donna, io chiedo a me stessa come mai ella possa rimanere assente da quel movimento che si propone di redimerla come lavoratrice, come amante, come madre. E la frase che campeggia sul grande vetro della porta al civico 4 di Via Volpe a Bari, a cornice di una foto gigante, è il ritratto della maestrina veneta che ha scritto quelle parole straordinarie di impegno educativo, intrise di tensione politica e civile, la stessa donna che ai suoi alunni parlava di giustizia sociale e della guerra come cosa infame e turpe e che alle operaie all'uscita dalle fabbriche indicava l'importanza del suffragio universale femminile e dell'equiparazione salariale con gli uomini. Protagonista del movimento di emancipazione della donna nel primo Novecento, Rita Maglierotti arrivò in Puglia dal Veneto dopo aver vinto un incarico nella scuola e lottò per questa terra. Il suo impegno fu per l'elevazione delle donne e per l'acquisizione dei diritti pari a quelli degli uomini. A Rita Maglierotti è stata intitolata la fondazione della CGIL di Bari, inaugurata lo scorso 15 febbraio, situata in una palazzina a due piani di inizi Novecento nel quartiere Madonnella, il primo quartiere operaio di edilizia pubblica del capoluogo pugliese. Un luogo pieno di storie e narrazioni, accogliente e rassicurante, per cittadini e lavoratori che hanno bisogno di ritrovare radici, certezze, serietà di intenti e confronto di idee. Inaugurando questa fondazione abbiamo reso disponibile a tutta la città, a tutti coloro che vogliono informarsi, un patrimonio di storia della città, di storia del movimento operaio, dell'intreccio che c'è tra le grandi lotte del lavoro e la funzione del movimento dei lavoratori e la storia di questo paese, la possibilità di scoprire ogni volta che nella storia del lavoro del nostro paese ci sono i fondamenti di quello che può essere il futuro che bisogna ridisegnare ridando al lavoro la centralità necessaria. È una scelta di quartiere, di riconoscere questo che è un quartiere storico, un quartiere che è stato restituito alla possibilità di essere abitato positivamente in quella definizione che sempre lo IACP ha avuto dell'edilizia popolare, di quella che guardava ai lavoratori, alle persone non particolarmente agiate che hanno qui potuto risanare un quartiere, ed è giusto che dentro questo quartiere ci stia anche la fondazione della storia, perché la storia della lotta alla casa, la storia del lavoro sono storie che si intrecciano per tutto il percorso dell'Unità d'Italia. Rita Maglierotti fu l'unica rappresentante femminile fra i promotori del Comitato Alleanza del Lavoro, che nel 1922 con Giuseppe Di Vittorio e Piero Delfino Pesce impedì allo squadrismo fascista di distruggere la Camera del Lavoro situata nel borgo antico di Bari. E la fondazione ha proprio questo obiettivo: recuperare la memoria storica della Camera del Lavoro e il suo ruolo nel contesto della storia della città e della provincia. La fondazione sarà diretta da un comitato scientifico composto da personalità della cultura, professionisti, giovani ricercatori che si occuperanno di avviare un programma di iniziative, di ricerche, di studi su temi di interesse storico, sindacale e culturale. La fondazione è imperniata su un centro studi che effettuerà ricerche in campo socio-economico e un archivio storico per recuperare e conservare documenti e foto delle lotte sindacali che hanno caratterizzato la terra di Bari e tutta la realtà provinciale.
E subito dopo il taglio del nastro della fondazione, sempre in mattinata, il leader della CGIL si è spostato alla Camera di Commercio, dove è intervenuta la presentazione della piattaforma di sviluppo dell'area metropolitana dal titolo Più Bari Più Smart. In questo servizio i particolari sul progetto di sviluppo dell'area metropolitana, progetto ideato dalla CGIL di Bari. Vediamo. Ripartire dal lavoro per rilanciare la città di Bari e far crescere la sua area metropolitana, creando sviluppo e garantendo benessere. È il lavoro, la colonna portante della piattaforma ideata dalla CGIL di Bari, presentata lo scorso 15 febbraio alla Camera di Commercio del capoluogo pugliese, alla presenza del segretario generale Susanna Camusso. Nata dall'alleanza fra attori del mondo della politica, delle imprese, delle istituzioni, dell'università, Più Bari Più Smart non è solo una condivisione progettuale sulla carta, ma un patto che la Camera del Lavoro Metropolitana ha stretto con i cittadini, indirizzando gli sforzi verso un unico grande obiettivo: creare buona occupazione. Si tratta di un percorso progettuale compartecipato, spiega nella relazione introduttiva Pino Gesmundo, segretario generale della CGIL di Bari, che ha visto protagonisti, oltre alla CGIL provinciale e regionale, anche Politecnico, ANCE, CNA, Confindustria, Camera di Commercio, Comune e Regione. La Camera del Lavoro diventa punto di raccordo di tutte le istanze pubbliche e private che sinergicamente danno il loro contributo per creare opportunità di lavoro e autoimprenditoria. Il progetto si fonda sull'idea di Smart City, denominazione che l'Unione Europea assegna ai nuclei urbani che mirano a diventare più vivibili e più efficienti. Il perno su cui ruota è l'Urban Center, inteso come luogo fisico, laboratorio vivente e vissuto di progetti per lo sviluppo del tessuto produttivo e lavorativo della città metropolitana. Un luogo aperto di discussione, precisa Gesmundo, che coinvolgerà tutti, cittadini, imprenditori, artigiani, mondo della cultura e dell'innovazione, che saranno protagonisti dello sviluppo industriale della provincia, a cominciare dall'agroalimentare, attraverso il potenziamento dei servizi, passando poi attraverso l'edilizia e la bioedilizia, con le costruzioni sostenibili, coinvolgendo le produzioni culturali, che dovranno superare la frammentazione dell'offerta, mettendo in rete i percorsi turistici ed enogastronomici, valorizzando la Fiera del Levante e le infrastrutture già presenti sul territorio. Il piano della Camera del Lavoro di Bari declina sul territorio barese la filosofia del piano del lavoro presentato dalla CGIL nazionale e ruota intorno a concetti chiave di riferimento, di cui i fondamentali sono beni comuni, innovazione, condivisione territoriale. La piattaforma Più Bari Più Smart è la sintesi di un percorso di analisi delle caratteristiche socio-economico-logistiche della città, per poi ridefinire nuove strategie di sviluppo distribuite su 5 assi strategici: la competitività dei sistemi economici e produttivi, il miglioramento dell'accessibilità e la mobilità sostenibile, le infrastrutture urbane e territoriali, l'inclusione sociale, la formazione, le politiche attive del lavoro, il sistema delle risorse naturali. Serve una unità di intenti da nord a sud, senza divisioni e localismi, ha detto il segretario generale della CGIL Susanna Camusso nel suo intervento alla Camera di Commercio. Non è una bella notizia sapere che la corruzione e la malavita organizzata esistono al sud quanto al nord. Serve un piano per il lavoro e qui in Puglia, continua la Camusso, tra il 1949 e il 1950 Giuseppe Di Vittorio ne presentò uno che allora fu messo da parte, ma che poi servì al centro-sinistra per elaborare i suoi programmi. Noi, gli fa eco il segretario generale della CGIL di Bari Gesmundo, crediamo fermamente in un cambiamento possibile. Il piano del lavoro della CGIL lancia a tutte le forze presenti sul territorio una sfida: recuperare un ruolo strategico sul territorio attraverso molti obiettivi, di cui uno fondamentale rimane quello di creare buona occupazione attraverso un percorso progettuale compartecipato. Democrazia, sviluppo, trasparenza, legalità, valorizzazione del territorio e delle risorse umane, crescita, benessere della collettività. Sono queste le parole chiave, nonché gli strumenti attraverso cui cambiare, migliorandola, la fisionomia del territorio, valorizzando le sue vocazioni sociali e produttive e scoprendo al contempo nuove potenzialità in un processo sempre dinamico. Tutto questo è Più Bari Più Smart.
E lo avete sentito dai nostri titoli, la CGIL di Bari anche quest'anno organizza Premio Maggio, un percorso di avvicinamento all'ormai noto appuntamento tradizionale del concerto del primo maggio a Roma. Premio Maggio della CGIL di Bari nasce come un concorso musicale rivolto a giovani band che porterà la vincitrice ad esibirsi sul palco dell'Arena della Pace nei pressi dell'Ipercoop di Japigi il 30 aprile durante la serata conclusiva della manifestazione che ci traghetterà verso il primo maggio, festa dei lavoratori. I particolari. Premio Maggio è iniziato l'11 febbraio con l'apertura delle iscrizioni al contest per artisti emergenti. È possibile iscriversi al concorso tramite il sito www.premiomaggio.it fino all'11 marzo. Le band selezionate saranno ammesse alla fase live del contest. Gli artisti selezionati in ogni semifinale si contenderanno il palco del concertone durante la serata finale del contest in programma il 30 aprile presso il Demodè di Vitrito. Ma Premio Maggio non è soltanto musica, l'idea innovativa è quella di mettere in piedi un vero e proprio processo partecipativo dei cittadini di Bari e provincia alle scelte che impattano sul territorio. L'idea è quella di stare tra la gente, di dialogare, di porsi come interlocutore attento e sensibile alle problematiche dei cittadini verso i problemi che riguardano i giovani, che avvertono forte la mancanza di prospettive lavorative in un momento storico come questo, carente di certezze e di stabilità. Dunque, la CGIL di Bari ha creato un percorso che è formato da due strade che corrono parallele, quella che coinvolge i giovani artisti mediante il linguaggio musicale e il percorso politico. Da un lato le selezioni artistiche, dall'altro dibattiti e confronti sui temi quali le politiche giovanili, le politiche industriali, i servizi sociali, il mercato del lavoro, l'immigrazione, le infrastrutture, per citarne solo alcuni. Prerogative sindacali è il titolo del programma politico che anche quest'anno affiancherà Premio Maggio, cioè il percorso artistico rivolto ai giovani. Dunque un nuovo modo per confrontarsi con i cittadini rendendoli partecipi e protagonisti della vita e delle scelte che investono Bari e tutta l'area metropolitana. E con questa notizia è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, tutte le mattine intorno alle 7.40 e in replica alle 24 circa. Buon proseguimento, arrivederci.